Ciao a tutti, io sono Mike, benvenuti nel mio canale YouTube. Adesso corriamo tutti nella mia aula, dove inizierò a spiegarvi l'argomento di oggi. L'argomento di oggi è: come funziona il sonno? Il sonno è un elemento fondamentale per l'essere umano e viene definito come uno stato di riposo che indica una temporanea e periodica sospensione dello stato di coscienza. A cosa serve il sonno? Il sonno è un processo fisiologico che coinvolge il sistema nervoso centrale e quello autonomo, durante il quale l'organismo recupera energia. Rallentano le funzioni neurovegetative e il corpo raggiunge uno stato di riposo fisico e psichico. Come probabilmente già sapete, gli esseri umani hanno una sorta di orologio biologico. Il funzionamento di questo orologio corrisponde al ciclo circadiano, dal latino circa un giorno, che regola i processi della digestione, della crescita, attraverso dei messaggeri chimici e nervosi. Questo nostro orologio biologico condiziona anche l'alternanza delle ore di veglia e di quelle del sonno. Cosa sappiamo sul sonno? Attraverso degli studi, gli esperti hanno scoperto che il sonno non è costante per tutta la sua durata, ma è caratterizzato da due fasi principali: fase REM e fase non REM, composta a sua volta da quattro stadi. Il sonno ha quindi un andamento ciclico, costituito da cinque stadi che si alterna tra queste due fasi. Andiamo a vederle meglio nel dettaglio. Fase non REM è detta anche sonno ortodosso e non è legata a un rapido movimento degli occhi, al contrario della fase REM. È una fase di sonno tranquillo, composta da quattro fasi. Fase 1, fase di addormentamento. Il soggetto è tra la veglia e il sonno leggero, dove i muscoli si rilassano e rallenta il battito cardiaco. In questo stadio la persona può essere svegliata con rapidità, avendo poi la sensazione di non aver riposato abbastanza. Fase 2, sonno leggero. Si abbassa la temperatura corporea, il sistema immunitario va ad agire sulla riparazione dei danni del giorno e le ghiandole secernono ormoni della crescita. Il corpo si prepara per entrare in un sonno profondo. Fase 3, sonno profondo. In questa fase il soggetto è completamente addormentato e i movimenti degli occhi sono praticamente assenti. È il primo sonno vero e proprio e dura circa la metà del tempo totale del sonno. Fase 4, sonno profondo effettivo. In questa fase l'attività metabolica del cervello è ridotta, ossigeno e glucosio, e vengono ripristinate le riserve metaboliche. È la fase più intensa di tutto il ciclo ed è quella che permette al corpo di rigenerarsi. Fase 5, fase REM. REM è l'acronimo inglese di Rapid Eye Movement, perché avvengono dei rapidi movimenti oculari. Aumenta la frequenza cardiaca e respiratoria
e il cervello consuma ossigeno e glucosio come se fosse sveglio. Per questo motivo, se ci svegliamo, siamo perfettamente orientati. Ricapitolando, il soggetto, dopo essersi addormentato, passa progressivamente dallo stadio 1 del sonno non REM allo stadio 2, poi allo stadio 3 e a quello 4. Successivamente, dopo circa 70-90 minuti dall'addormentamento, si verifica la prima fase REM, che dura circa 15 minuti. Alla fine della prima fase REM si conclude il primo ciclo di sonno, che dura circa 90-120 minuti, e poi ricomincia. Se vi è piaciuto il video, vi chiedo gentilmente di lasciare un like e di iscrivervi al mio canale per rimanere sempre aggiornati.